Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi parliamo di quattro profumi low cost davvero molto interessanti, che tra l'altro secondo me assomigliano a quattro profumi di nicchia molto costosi. Adesso poi ve ne parlo. Prima di iniziare vi ricordo, se vi fa piacere, se volete rimanere aggiornati, di iscrivervi al mio canale YouTube Profumizio. Potete anche seguirmi su Instagram Profumizio Fabrizio, su TikTok e Vinted, dove mi trovate come Profumizio. Questi profumi low cost sono dei profumi di Ulrich de Varennes. Sono profumi che sono in questa linea che è stata chiamata Varennes for Men, ma sono assolutamente dei profumi unisex, davvero interessanti, davvero piacevoli, adatti anche a questa stagione. Nonostante i nomi che hanno dei rimandi un pochettino invernali, io stesso li avevo comprati verso agosto-settembre dello scorso anno, pensando di sfruttarli tanto in autunno. Invece sono molto piacevoli in questa stagione e secondo me anche per l'estate sono perfetti. Questi profumi io li avevo comprati sul sito di Ulrich de Varennes, costavano allora intorno ai 5,90 €. Poi c'erano anche degli sconti, volevo comprare altri profumi, insomma, incuriosito soprattutto però da questi, avevo fatto l'acquisto sul sito ufficiale di Ulrich de Varennes. Naturalmente il sito, rivendendo dalla Francia, insomma, ha delle spese di spedizioni, di spedizione che si avvicinano ai 10 €. Non mi ricordo se comprando un certo numero di profumi si potessero abbattere queste spese. Sta di fatto, insomma, che io li avevo comprati allora, quindi fine agosto settembre. Poi pian piano questi profumi sono usciti anche in Italia, si trovano da DM Italia, anche se non li ho mai visti tutti e quattro assieme, perché sono quattro profumi. Ho visto che si trovano anche online, in particolare su makeup.it, e costano 7,99 €. Sono dei profumi secondo me assolutamente da sentire, ottimo rapporto qualità prezzo, e appunto non sono dei dupe al 100%, però assomigliano a dei profumi molto famosi e molto costosi. Iniziamo dalla prima fragranza, appunto tutte uscite nel 2023. Questa è Ambra e Coca. Ambre e Coca, un profumo che, vi leggo le note, ha come note di testa lime, nel cuore cannella e rum, sul fondo benzoino, ambra e vaniglia. Adesso me lo spruzzo, anche se lo conosco molto bene perché l'ho utilizzato. Questo lo vedo un profumo adattissimo secondo me anche all'estate, perché di tutto questo mix, che sembrerebbe così pesante, così intenso, soprattutto in apertura si sente questa nota di Coca-Cola, una Coca-Cola caramellosa, infatti quasi una caramellina alla Coca-Cola. Poi naturalmente il profumo si scalda, vengono fuori queste note anche un po' liquorose di rum, di cannella, la cannella si sente molto bene, e poi c'è questo fondo col benzoino, ambra e vaniglia, quindi un fondo resinoso che potrebbe far pensare appunto a un profumo invernale, però il fondo è molto morbido ed è veramente un profumo molto piacevole, dolcino perché è dolce, però davvero spensierato, fresco, vivace, allegro, e questo profumo assomiglia non al 100%, però direi a un buon 80%, a Tonka Cola di Mancera.
Io ce l'ho con Tonka Cola e l'apertura, secondo me, è veramente identica. Poi Tonka Cola vira un po' di più sulla fava tonka, quindi su un sentore talcato, mandorlato, un settore diverso. Qui viene fuori la parte un po' più resinosa, però un resinoso leggero, portabile anche con le temperature più alte, appunto viene fuori l'ambra, come dice il nome. Un profumo molto molto piacevole, che dura tutto il giorno, non ha una scia, una proiezione, però si sente sulla pelle tutto il giorno. Per 7,99€, quindi meno di 10€, veramente ottimo. E poi anche questa somiglianza con Tonka Cola, che è un profumo molto buono e molto originale, insomma, me lo fanno apprezzare anche di più. Complimenti insomma a Ulrich De Varenne, che ha creato un profumo particolare in cui ha abbinato queste note di bibita, di Coca-Cola, che comunque non sono dichiarate, c'è la nota di lime, però probabilmente tutto l'insieme, poi non so se è il fatto anche che si chiami ambra e coca, però sa proprio di Coca-Cola, sentitelo anche voi e mi darete ragione. Poi diventa un ambrato molto piacevole, molto morbido, in cui si sente tanto la dolcezza del benzoino, anche un pochettino molto della vaniglia, quindi è un profumo dolce ma molto molto piacevole. Questo è Varenne for Men, ambra e coca. La seconda proposta di Ulrich De Varenne è caffè e vaniglia. Di questo ve ne avevo già parlato durante la saga dei profumi al caffè. È un profumo in cui la nota di caffè non è così tanto protagonista. Infatti questo nome, caffè vanille, potrebbe far pensare a una fragranza molto gourmand, molto mangereccia, un caffè vanigliato, caramellato, e invece non è affatto così. In questo profumo si sente tanto la nota di lavanda. Vi leggo in dettaglio le note. In testa abbiamo caffè, rum e bergamotto. Nel cuore sandalo e lavanda. Nel fondo fava tonka, vaniglia, vetiver e muschio. Quindi è un profumo in cui la vaniglia e il caffè, quindi questa sorta di cappuccino, però un cappuccino non troppo gourmand, si mescola benissimo alla nota di lavanda, che lo rinfresca. Sembra proprio di bere un bel cappuccino immerso in una siepe di lavanda. Veramente un profumo molto piacevole, che assomiglia a un profumo di nicchia che amo molto e che vorrei comprare in full size, che è Coffee Break di Maison Martin Margiela. Questa abbinata tra il caffè e la lavanda è proprio tipica di quel profumo e c'è anche qui. Davvero molto piacevole, un profumo perfetto per la primavera, secondo me anche per l'estate, per il giorno, perché comunque ha questo sprint che gli dà la lavanda, che comunque non è molto intensa, che lo rinfresca. Anche in questo caso parlerei di una fragranza gioiosa, vivace, solare, veramente molto piacevole. Poi spesso nei paesi anglosassoni ci sono questi cappuccini aromatizzati, anche appunto il cappuccino alla lavanda, quindi un po' c'è anche quel richiamo. Veramente insomma un buonissimo profumo
se vi piace Coffee Break o comunque volete sentire un caffè declinato in maniera molto originale, questo fa per voi. Anche questo ha una buonissima durata, ha un fondo un pochettino legnoso e talcato, però sempre pulito, morbido, veramente molto molto piacevole. E questo è Ulrich de Varennes, Varennes for Men Caffè Vanille, quindi un po' similare al Coffee Break di Maison Martin Margiela. L'altro profumo, Irish Coffee, devo prendere la confezione giusta, questa, Irish Coffee, anche di questo ve ne avevo già parlato nel video, forse nel primo video dei profumi al caffè. Questo è il profumo forse tra i quattro il più gourmand. Le note di testa sono whisky e limone, le note di cuore sono caffè e legno di cedro, le note di base sono vaniglia, sandalo e muschio. Un profumo appunto molto dolce, molto avvolgente. Questo l'ho utilizzato con piacere durante l'inverno, però non è assolutamente anche questo opprimente, e quindi lo vedo adatto anche in questo periodo, perché comunque poi il fondo è piacevole, c'è il sandalo, c'è il muschio, un fondo pulito, poi ci sono queste note in apertura di whisky e limone che comunque lo rinfrescano. Un profumo, anche questo, per il prezzo che ha, davvero molto molto piacevole. E questo profumo ricorda un pochettino, in questo caso non tantissimo, però alcune vibes ci sono, con Dolce Passione di Pantheon Roma, un profumo in cui si sente forse maggiormente la nota di nocciola, che qui non c'è, però per il resto li trovo comunque simili, comunque con le stesse vibrazioni. Quindi anche questo, rispetto ai tanti profumi in commercio, è un profumo originale. L'altra volta vi avevo detto che sa di Baileys, però non è propriamente corretto, perché è un Baileys molto più arioso, molto più fresco, molto piacevole, per nulla insomma un gourmand pesante. Anche questo è da sentire, e se conoscete Dolce Passione provate un po' a sentire le somiglianze, un po' appunto ci sono. E questo è Irish Coffee, sempre di Varennes for Men. Concludiamo con un profumo che è Tabacco e Cotone, questo, Tabac Coton, devo trovare la confezione giusta. Di questo profumo ne ha parlato anche Mauro, l'aveva comprato da DM ed era veramente entusiasta, e io insomma mi trovo veramente d'accordo con lui. Perché è un profumo anche questo molto piacevole, molto originale. Le note di testa sono rum e bergamotto, le note di cuore sono tabacco e legno di cedro, le note di base sono fava tonka, datteri e muschio. Questo è un profumo muschiato che però apre in una maniera molto dolce, infatti questa nota di datteri secondo me si sente moltissimo e accompagna un po' tutto il profumo, una nota dolce anche abbastanza violenta in apertura, che poi è accompagnata da questo splendido tabacco, un tabacco molto dolce, molto addomesticato, non sa assolutamente di tabacco di sigaro, di sigaretta, è proprio un tabacco molto addolcito. In realtà però le foglie di tabacco fresche sono, hanno un odore simile a questo odore che c'è in questo profumo. Poi l'asciugatura
molto pulita, molto morbida, muschiata, c'è la fava tonka, il muschio, i datteri, però i datteri li sento un pochettino prima, come se fossero quasi una nota di apertura che accompagna il profumo in tutta la sua durata e gli dà veramente una grande dolcezza, una dolcezza che è particolare perché comunque la nota del dattero non è che si trovi in tanti profumi. È davvero piacevole, anche questo adattissimo un po' a tutte le stagioni, piacevolissimo in questo periodo perché comunque anche il nome, questo cotone, ci fa capire che è un profumo comunque pulito, molto ordinato, molto appunto arioso da utilizzare di giorno, e le note un po' più pesanti come il tabacco e i datteri sono un accompagnamento molto molto piacevole. Questo profumo assomiglia un pochettino, anche questo magari 60-70%, al Red Tobacco di Mancera. Il Red Tobacco è molto più intenso, un profumo strong di cui ne bastano pochi spruzzi e dura veramente tutto il giorno. Io ho un dupe e comunque è veramente molto simile anche le prestazioni, quindi un profumo da dosare. Questo invece è molto più morbido, il tabacco appunto è molto leggero, e poi c'è questa nota, come vi dicevo, molto originale, molto particolare, di dattero. Quindi un profumo, anche in questo caso il nome magari fa pensare ad altro, tabacco e cotone, però un profumo che definirei muschiato e tabaccoso, perché il tabacco si sente, molto piacevole, molto di accompagnamento, e poi con questa dolcezza data in questo caso dalla nota di dattero. Un profumo anche questo perfettamente unisex. Chi ama il Red Tobacco di Mancera sicuramente amerà anche questo, naturalmente molto molto più leggero, un Red Tobacco diciamo per l'estate, molto buono anche questo. Quindi questi quattro profumi sono super consigliati, se vi capita da DM sentiteli. Comunque, se fate anche qualche acquisto online, magari fatevi un pochettino così ispirare dalle note, e secondo me è un bel acquisto, un bel regalo che potete farvi veramente con un prezzo molto molto contenuto. E appunto, siccome tutti e quattro insomma assomigliano un po' a dei profumi di nicchia, secondo me in un blind test questi potrebbero essere tranquillamente scambiati per profumi di nicchia, perché sono originali, sono particolari, e come caratteristica comune hanno il fatto di essere comunque adattabili un po' a tutte le stagioni, a tutti i contesti, hanno una buonissima durata perché si sentono tutto il giorno senza appunto grandi scie, però sono davvero piacevoli, non sono mai opprimenti, sono molto molto leggeri, molto ariosi, ti fanno sentire a posto, ordinato, pulito, però ben profumato. Devo dire delle bellissime creazioni. Poi di Ulrich de Varenne so anche altri profumi, poi magari avremo altre occasioni di parlarne, però questi quattro sono veramente dei gioiellini. Quindi tabacco cotone, ambra e coca, questo è vaniglia caffè, anzi caffè vanilla, Irish coffee e ambra e coca. 4 Ulrich de Varenne, super super consigliati.
ci vediamo in un prossimo video. Vi mando un grosso bacio, un grande abbraccio, grazie a tutti per i vostri commenti, per il vostro affetto, per il vostro supporto, veramente grazie, e al prossimo video. Ciao ciao con la manina, ciao!